1° giugno 2024. Abbiamo appena finito di smontare tutta la postazione. Perché? Perché si sta per partire, ragazzi, per la villa dei The Boys. Non vedevo l'ora. Vi abbiamo tenuto al corrente di quello che abbiamo fatto su YouTube e su Instagram e sui vari social per un bel po'. La villa è stata organizzata da qualche mese e ora si va, ragazzi. Si va, bisogna andare a prendere prima di tutto una cosa molto importante che vedrete tra poco. E poi si parte alla volta di Roma in macchina. Sarà un viaggio devastante, ragazzi, ma quando arriveremo vedrete che ne è valsa la pena. E siamo ufficialmente in macchina, stiamo per partire. Abbiamo appena fatto un po' di robe e, ragazzi, sto andando a prendere l'ultimo componente che manca prima di questo viaggio. E abbiamo recuperato l'ultimo. No, l'abbiamo recuperato. Aspetta. Oddio, l'abbiamo recuperato. No, perché anche io devo fare il vlog, capito? Quindi, oh mio Dio, guarda, l'abbiamo che recuperato. Oddio, abbiamo la macchina che sta esplodendo. Giustamente, sì. Tra l'altro, raga, da notare dietro, un errore quanto a cacchio di roba c'è. C'è altra roba nel bagagliaio. Però adesso si parte, signori. Prima tappa del viaggio, siamo qui a Autogrill. Tra l'altro, e ovviamente, Poa fa due cose nella sua vita: tre. Dorme, mangia e caga. E indovinate dov'è? A cagare. Esattamente, quindi adesso aspettiamo che arrivi e si riparte. Né Poa né Ferro sanno com'è fatta la villa. Hanno speso i soldi, ma hanno lasciato fare a me. Quindi li devo sorprendere. Devo sperare di aver fatto un'ottima scelta. Quindi voi vedrete il video. Quando vedrete la villa mi direte se ho fatto un'ottima scelta oppure no. E spero che quando vediate il video siamo ancora amici. Perché se gli ho fatto spendere tutti questi soldi e non gli piace, potrebbero veramente incazzarsi. E ragazzi, si entra ufficialmente. Ma che cosa fanno i The Boys, Ferro? Ma che cosa fanno i The Boys? Dori, mi fai un po' male, mi accendi le luci. Eh no, non l'abbiamo ancora così, non l'abbiamo ancora. Ok, oddio, una. Perché comunque, ecco, Lori mi ha detto che c'è un problema in questa casa. Le luci sono tutte separate. Guarda, mi ha detto, dove stai andando, fra? Niente, le luci sono, ragazzi, è pieno. Ragazzi, è pieno di ragazze. Mia, per favore, mia. Niente, raga, allora, facciamo così, le luci. Non le allora, dove devo andare per le stanze? Voi che siete qua, sopra. Mi vuoi accompagnare tu? Guarda, gli abbiamo lasciato la master bedroom. E cosa facciamo nella master bedroom? Assolutamente niente. Allora, le stanze ancora in template, bisogna aggiungere la postazione. Beh, bisogna aggiungere la postazione. Bellina, bro. Ma sai che è veramente grande? Oddio. Sapete cosa bisogna fare quando si inaugurano le camere? No, non lo fare però sul suo, fallo sul tuo, scusa, no? Posso dire una cosa, tra l'altro? Allora, questa è carina. Voglio vedere la mia. Ma intanto, becca di sto balconcino, bro. Guarda, allora ti faccio. Welcome. Ti do già una chicca assurda. Balconcino. È già? È lei? Effettivamente è mia perché ho già messo le robe, quindi effettivamente è mia. Ragazzi, questa è la master bedroom. Oh raga, ma guarda che lusso. Pure la televisione. Sì, vabbè, però lì in realtà ci devo andare alla postazione che devono ancora arrivare le scrivanie. Però vabbè, dettagli, parliamone. Aspetta che ma dove siamo? Oddio, l'ascensore. Bro, cosa c'è qua? No bro, ma quindi questa è di chi è la master bedroom? Quella è mia. Eh no, è nostra. Nostra, qua siamo nel partito con camera di Lori. Camera comunque Poa. Molto carina. Ho come l'impressione che tu abbia preso una delle camere più brutte. Va bene, detto questo. Ah no, devo ridere, scusami, rifacciamo la scenetta. Ho come l'idea che tu avessi preso le camere più brutte. No, bro, porco due, ma che cazzo fai? No, fermo. Stavano dicendo. Avevo in mano qualcosa. Dai, po', porco due, non è possibile. Ma dove? Come se non fosse mai successo niente. Questa parte. Come se non fosse mai successo niente. Qua abbiamo un bagno. Poi scendiamo, raga, perché non è finita. In tutto ciò, voi avete visto la casa. Non sapete quanto l'abbiamo pagata per quest'estate. Tra poco mi dite quanto secondo voi l'abbiamo pagata. E questa cos'è, la cucina? Questa è cucina, zona soggiorno. Bellino, dai bro, guarda quanto è bello. Guarda sto tavolo in marmo. E poi invece andiamo nella camera. Qui c'è un monitor che non sa bene perché. Ah ok, tu. Sopra. Ah, immagino che qua si accende la luce. No, effettivamente la luce è qua. No. Ragazzi, c'è un problema con le luci in sta casa. Aspetta. Perché questa teoricamente qua non ci sono le luci. No, bro, questa accende quella. Ma prima non ha. Ma chi è il perito elettronico che ha fatto sta roba? Posso dire che in realtà è bellina. È molto bella. Sapete perché è la più bella? Secondo me è la più bella di tutte, sapete perché? Perché ci sei tu. Chiudete gli occhi. Vai, li chiudo.
Riapriteli. Li avevo già aperti. Vabbè, vabbè. Oh, ci puoi fare la postazione qua sopra, eh? Ci puoi fare la postazione, però. Crollo 100%, grandi successi. Però posso dire, per adesso questa è carina, perché poi qua c'è la il posto per la postazione. Allora, per assurdo, tutte le camere sono belle. Poi abbiamo la prossima camera di Lollo Bollo. Lollo Bollo. Molto caruccia. Non si sa perché siamo al buio. Aspetta, eccolo. Ecco, infatti, no. Ho capito, ce ne sono che due. Che timing assurdo era. Esatto. Comunque, molto bene. Questo è il nuovo Picasso. Bellissimo. Allora, questa rappresenta, villa rappresenta, rappresenta anche. Ah, e poi anche. Ma soprattutto l'artista, quando ha fatto. Sì, pensava. No. E quindi poi. Il telefono, se vuoi chiamare direttamente l'FBI. Dando buongiorno. Che c'è il citofono. Qua abbiamo una cucina che sicuramente. Qua ragazzi, c'è stata giù una notte. Niente, incredibile. Una notte. Una notte, voi. Forse non avete capito cosa. Si lava e si mette lì per far perdere l'acqua. È giusto così. Aspetta, allora, basta. Siamo già avanti. Bro, ma cosa hai fatto? Sono serio, li abbiamo. No, bro, no, non puoi essere serio. È impossibile. Ah, no, scusate, ah sì, giusto, manca la spugna. Andiamo a fare una spugna. Poi, visto che anche poi non ho fatto vedere molto bene, abbiamo tra l'altro anche un bel posto auto che adesso vorrei far vedere. Lasciamo per dopo questo. Intanto voi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, inserite nel negozio oggetti il codice Refe, anche se non siamo su forte, supportate anche questa villa. Spero non fare le trazioni, a parte che non le sai fare, e poi penso che crolla. E invece non crolla, numero uno! Li sa fare. Qui abbiamo il secondo giardino, super easy. Tu questa non l'avevo vista, fammi entrare subito. Ah, posso dire che sono super bagnate perché ha appena finito di piovere, probabilmente. No. Vai, allora siediti. Sui con i pantaloni bianchi. Super bianchi. Super bianchi. Ma non sono bagnate, no. No. Qua abbiamo il posto auto. Qua abbiamo. Non lo sappiamo neanche noi. È una zona per entrare e uscire dall'altra parte. Ok, perché questa casa poi ha mille entrate, mille uscite. No, ma questa casa è veramente. Il problema è enorme. È cioè, troppo grossa. È un problema veramente. Tra l'altro, poi stiamo ancora aspettando uno degli ordini più importanti, che è Starlink. Perché dobbiamo andare ad avere una connessione internet. Perché purtroppo qua pecca un po' la connessione. Ma. Non prende! Ce l'avamo già. Non prende. Però ci eravamo già organizzati. E qua, come abbiamo già fatto la prima piscina. No, ma tanto tu non lo sai, ma qua fa le onde artificiali sta piscina, boy. Le onde artificiali? Chi ne fa le onde artificiali? La piscina. Cosa devi fare? Mi metto là in fondo. Poi cos'altro abbiamo? Vabbè, abbiamo questa zona super caruccia. Questa zona super. Questa è proprio la zona da Comfort Rex, capito? Qua la sera siamo qua e giochiamo a poker. Poker. Tu sai giocare a poker? Ti dico, devo arrivare al 21, quindi. Nemmeno io so giocare a poker, non voglio giocare. È un Pokémon. Raga, e poi, per finire, perché qua bisogna concludere. Allora, non guarda, anche se finisci nel video, la gente. Non si offende. Qua abbiamo un ping pong. Qua, ferro. Il primo di due che fa un punto vince 5 euro. È molto più difficile per 5 euro, giuro, 5 euro, ragazzi. Guarda che Power era campione italiano, eh. Oddio, ecco perché è difficile, perché non rimbalza. Rimbalza proprio per nulla. Cioè, che vuoi? Cosa si fa in questi casi? Ok. Attenzione. Punto per ferro. Quando dai l'effetto corretto. 5 euro fare. PayPal. Poa, mandagli 5 euro, hai perso. Non così e poi hai fatto. Mandagli 5 euro, hai perso. Quindi ragazzi, era prettamente tutto. No? No. C'è ancora una stanza. C'è il barbecue. Oddio, è vero, c'è il barbecue. Ma c'è una stanza che stiamo tenendo per Calpi. Giusto. Calpi, se vedi questo video, sappi che sarà per te questa stanza, ok? Allora, intanto qua ci stanno delle biciclette e un bagno, tra l'altro. Cioè, Calpi, è il tuo bagno questo, fondamentalmente. È carino, onestamente. Il bello della stanza, sicuro. Attenzione, eh. Della Mastenberg Bedroom. Wow! È un porco due che bunker. Ragazzi, voi lo sentite, ma c'è un odore, avete presente? Vorrei come seppelliscono le persone nel cimitero, ecco quello lì è l'odore. Allora ragazzi, però comunque overall questa villa è una hit, oggettivamente è clamorosa e qua ci verranno fuori i video assurdi. Ma adesso venite tutti quanti qua perché manca una cosa. Che cosa? Scoprire quanto l'abbiamo pagata. Voi non lo sapete? Comando del milionario, dai. Io sono l'unico che lo sa. Ragazzi, secondo voi quanto abbiamo pagato questa casa? Per tre, noi siamo qua tre. Ok, bene. Tre mesi è. Dai, diamoci un range. Cioè, io non lo so. Vabbè, un range è sopra le migliaia. Allora, sopra le migliaia. L'ultima villa che avevamo pagato in confronto a questa è nulla. Allora, quattro cifre, quindi 1000 euro o 8000 euro al mese. 8000 al mese? Sì. Ci sei molto vicino, bravo tu. Più. Aspetta, non lo dico, Poa. Ti dico un 12000. Ci sei molto vicino anche tu, in realtà. 15000. Vabbè, 10? 10. Oh mio Dio. 10000 al mese, ragazzi. E quindi, se non si iscrivono al canale, a tutti.
mi raccomando, ci incazziamo perché ragazzi, cioè è una spesa enorme, ma per voi questo è altro. Mi raccomando anche The Boys, raga, eh. The Boys che trovate in descrizione. Tra l'altro, io non so, forse quando esce questo video è già uscito il primo. No, non è uscito. Non penso. Esce domani. Anche dire una piccolezza, ovvero sia per voi che per la piscina. Per cioè, guarda che hit. Esatto, quindi, allora, io ripeto, iscrivetevi al mio canale, ai loro, a The Boys che è in descrizione, dove domani, 5 giugno se non sbaglio, esce il primo video della villa. Noi vi aspettiamo, ci saranno tanti ospiti, ci saranno tanti video, ma per scoprire tutto, passate su The Boys, raga. Un bacione. Let's go! E alguna cosa. Codice Refendo Shop, grazie.